C'è la voglia di vendicare la sconfitta ai rigori dell'andata. C'è una sfida decisiva, perché chi vince oggi si qualifica alla finale di ritorno della YouTuber League. C'è un cielo cupo, piovoso, a rendere il clima ancora più tetro. E c'è un pubblico caldo. C'è tutto per rendere questo semplicemente il derby d'Italia. Bentornati sul mio canale, bentornati a Milano e benvenuti in un nuovo atto della YouTuber League. Benvenuti a Inter-Juve, una partita importantissima perché è l'ultima del girone del Nord. Settimana prossima saremo giù a Napoli con l'ultima del girone del Sud per ovviamente capire chi si affronterà nella finale di ritorno e poi successivamente nella finalissima. Insomma, è un momento decisivo della stagione. E allora, in rappresentanza di questa stagione e di questa partita, chiamo Lasagna, che come sempre è accanto. Buonasera. Non come sempre ti sbagli, perché la scorsa partita, all'andata Juve-Inter, io non c'ero, però so che comunque la Juve appunto ha vinto e poi si è qualificata. Strano, la Juve in questa YouTuber League la Juve non vince mai. L'Inter vuole interrompere l'imbattibilità bianconera che dura proprio dal match d'andata. Può essere che oggi succeda, perché come capita spesso abbiamo dei cambi nella, nella Juve. C'è Colpo Gobbo che non giocherà oggi, Matteo Roberts che oggi lo vediamo giocare non per la prima volta con la Juve. Esatto, e poi c'è Fratino che non sta bene, insomma tanti temi. Ma comunque, tra assenze e novità, tra poco sentiremo i protagonisti. Assolutamente sì, intanto però, insomma, come vedi piove, ci stiamo ribagnando perché è un evento molto particolare, però è anche una novità questa per la YouTuber League. Esatto, il primo evento sotto la pioggia. E a proposito di questo io ringrazierei il pubblico perché è numeroso, nonostante la pioggia. A questo punto ti mando a cercare qualche protagonista, non prendere troppa acqua, mi raccomando. Va bene. Vai, in bocca al lupo, buon lavoro. A proposito, prima di partire non posso che ricordarvi che questo video è offerto da Mirko, vieni qua. No, da solo sei venuto. Ma non da te, non è offerto da Mirko, chiaramente. Dai rap è offerto il video. Oh. È questa borraccia? Sì, però ti ricordo sempre che non è una semplice borraccia. E ti spiego perché, vieni che ti faccio vedere. Come funziona? Allora, metti l'acqua, inserisci il pod che preferisci e poi bevi, ma mi raccomando, senza inclinare, che è fondamentale. Ora, senti il sapore del pod? Perfetto. Questo sai perché succede? Grazie alla scienza. E la cosa bella è che bevi l'acqua e ti fa bene, ma lo fai sentendo altri sapori buoni e in questo modo nell'arco della giornata riesci a soddisfare il tuo fabbisogno quotidiano, perché tanto lo so che non lo fai. Inoltre, come sai, nel mio caso è fondamentale, perché essendo telecronista bevo in continuazione e in questo modo mi godo di più ciò che bevo e miglioro anche la performance. Detto questo, fammi una cortesia, aprimela un secondo. Ma che so, camerino? Dai, una cortesia e non la inclinare, mi raccomando. Volevo ricordarvi che vi lascio il link in descrizione e con il codice sconto YouTuber League avrete il 15% di sconto sugli acquisti. Siamo qui con Mirra, new entry dell'Inter, che non vediamo giocare dal derby degli YouTuber nel 2020 e oggi nel 2023 ritorna in campo con la stessa maglia dopo essersi un po' accidentato. Però speriamo di non finire allo stesso modo, perché l'ultima volta sono entrato 20 minuti, ho puntato un uomo, mi sono rotto, quindi speriamo che vada meglio. Infatti piove visto il mio rientro. Pensi che il tuo aiuto porterà la squadra magari anche in finale? Beh, l'obiettivo è quello, non siamo qua per perdere, siamo qua per vincere, quindi spero che il mio apporto sia un vantaggio. Mio caro fratino, io ti volevo fare alcune domande in merito a uno screzio che c'è stato durante il pallone d'oro con Gunther. Che è successo? Ci saranno ripercussioni anche in questa partita? Ma no, non credo, io e Gunther siamo buoni amici, quello che è successo lì dentro è rimasto lì, ci siamo chiariti e oggi sarà una bella partita e spero che faccia una buona prestazione. No, assolutamente, non ho screzio assolutamente con fratino, nel caso avrei qualche screzio un po' con altri giocatori, però alla fine fratino voleva vincere, ha usato la sua tattica per vincere la scorsa partita dell'uno contro uno, quindi va bene così, non ci sono screzi, è stata una bella partita, mi spiace solo che sono infortunato perché volevo dare abbastanza in questa partita, però... Io mi sono, come si può dire, ho preso un sacco di farmaci, sono andato al fisioterapista stamattina,
fa freddo, ma siamo qui in campo per vincere, oggi lo faremo. E scusa, con chi sarebbero gli altri screzzi che hai in squadra? A questo punto devi dirmelo. Allora, sono quelle persone che per avere visibilità parlano male, però io, che sono bravo, non do visibilità. Ebbene sì. Ah, abbiamo qui Ron, che può essere che sarà un nuovo acquisto della Juve l'anno prossimo. Qualcosa da dire? Ma io oggi sono venuto per supportare la squadra, per divertirmi. Mi sto allenando perché è stato fermo per più di 10 anni. Magari a settembre, se mi vorranno, mi rendo disponibile. Allora, ci siamo appena qualificati a una finale di UEFA Champions League. Ci siamo qualificati a una finale di Coppa Italia. Non c'è due senza tre. Scusa, scusa, non giocavate voi? Sì, ma comunque questo stemma, capito? Cioè, questo stemma comunque racchiude la nostra forza, sia in Champions, in Coppa Italia e anche YouTuber League. Non c'è due senza tre, quindi combatteremo con le unghie e con i denti per prenderci anche questa finale. Luca Campolunghi, capocannoniere della Juve, forse anche quasi della YouTuber League. Che bello sto capello bagnato. Piove, cosa ti devo dire? Bello. Grazie, grazie, grazie. Anche il tuo capello biondo, molto bello. Grazie. Bello, nuovo. Ma non siamo qua per parlare di capelli, okay. Perché siamo qua per parlare della tua ultima prestazione contro il Milan, okay. Che non è stata un granché. Questa volta hai deciso di impegnarti a giocare? No, io oggi sicuramente sto meglio. Ho recuperato dall'ultima partita col Milan, che mi sono fatto male all'ultimo. Il mio compito è fare gol. L'obiettivo è farne uno in più dell'Inter, come l'altra volta ne abbiamo fatto uno in più del Milan. Quindi che segno o non segno, l'importante è che vince la squadra. Se poi faccio tanti gol, meglio per me, meglio per la squadra. Siamo qui con Gnabry, capitano dell'Inter, e volevo chiederti una domanda molto semplice. Hai già fatto i complimenti alla Juve per la finale? Beh sì, diciamo che la Juve intanto è già nella finalissima, quindi oggi per loro la partita non conta niente, quindi possono anche non scendere in campo e vincere a tavolino, o no? Luca Toselli, capitano della Juve, forse ti porrò una delle domande più critiche di queste interviste, ovvero ci sono state delle voci che parlavano di alcuni favori arbitrari l'ultima partita contro il Milan, cosa ne pensi? Che si vince sul campo, si perde sul campo, e poi quelli che perdono ovviamente come sempre devono, e magari oggi che succederà a noi, magari avremo delle scelte arbitrali contro, perché tutto va. C'è comunque da dire che voi siete già in finale, per cui questa partita la giocherete con meno pressione. Certo che no, in realtà, perché vogliamo comunque vincere anche questa, vogliamo andare a giocare una seconda finale e vogliamo assolutamente giocare tutte le partite possibili, perché siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato. Si comincia a fare sul serio, entrano le squadre, partiamo dalla Juve. In porta la certezza, il gatto bianconero Fene. Con i suoi rigori parati all'andata, il veterano di questa squadra è Kinoshi. Terza presenza nella YouTuber League per Nico dei Footwork. Lo conoscete, ha segnato in rovesciata, ha giocato con un piede rotto, ci ha deliziato con la sua tecnica e lo sta per fare con degli occhiali coatti. Dopo la dedica a Blur, il Pipega! In assenza di Colpo Gobbo, sarà lui la certezza difensiva di questa Juventus oggi. La maschera! Ha giocato solo una partita in questa YouTuber League, ma quella più pesante, la finale d'andata, ha segnato 2 rigori. Matteo Robert! Man of the match contro il Milan, 4 gol all'andata per Andrea Fratino, il 10 della Juve. L'abbiamo conosciuto come bomber italiano, oggi è un po' più norvegese, un po' più biondo e un po' più Holland. Luca Erling Campolunghi! Ultimo ma non per importanza, il capitano, il leader silenzioso e fondamentale, con la fascia al braccio, Luca Toselli! Con l'applauso dei suoi, adesso scende la musica, perché dopo il derby stravinto su questo campo a inizio febbraio, torna in campo l'Inter! In porta lo conoscete, oggi cappellino abbastanza coatto da butta fuori, c'è Fantabet! In difesa, a centrocampo, in attacco, in panchina, dove serve insomma? Dab! Si è sbloccato proprio nell'ultima partita giocata qui, gol nel derby per Stefano Raimondi! L'abbiamo conosciuto nel primo derby degli YouTuber di Milano, torna in campo oggi Insa, colui che porta la garra alla difesa dell'Inter, al centrocampo dell'Inter, con qualità argentina e l'Italo. A proposito di garra, un altro che ci mette tanta, tanta fame, Davide Reca. Fratino che canta l'inno, che cos'è questa roba brutta?
Va benissimo, sei andato anche di là, vabbè, si continua, facciamo finta di non aver visto, perché c'è il pilota del centrocampo dell'Inter, col joystick, Gunther! Lo conosciamo per le sue esultanze molto da content, vediamo se oggi ci regala qualcosa, il bomber nerazzurro, Pierino dei Pirla SV! Il capitano, voglio un O da parte di tutti! Perché sta per entrare in maglia 7 con la fascia sul braccio sinistro, Gnabry! Con arbitrino che dirigerà il match anche oggi con una bodycam che potrete gustarvi poi sull'app di numero 10, mentre c'è l'applauso del pubblico alle due squadre. Chi vince oggi va in finale di ritorno, affronta una tra il Napoli e la Lazio. L'urlo bianco-nero ha fischiato arbitrino, è cominciato il derby d'Italia di ritorno in questa YouTuber League con Pierino che vuole subito rendersi conto di chi gioca in casa, farci rendere conto di chi gioca in casa grazie al supporto del pubblico, al primo possesso dell'Inter con Italo. Raimondi con l'esterno riesce a trovare Gnabry, va dentro Gunther, Gnabry va sul destro, vorrebbe trovare il compagno, non ci riesce, ci riprova, eccolo il pallone, Gunther, palo! E poi il salvataggio di Kinoshi, prima palla gol per l'Inter che comincia fortissimo e si sente subito forse l'assenza di uno come Colpo Gobbo che coordina il reparto. Robert, parte basso, dove gioca tendenzialmente Colpo Gobbo, Capolunghi mette giù, si gira, come contro il Milan, Capolunghi! Prende le misure! L'Holland della Juve, primi applausi anche per il 9 bianconero. Pressione Pippega, palla su Gunther, due volte, la seconda è buona per Pierino che si impegna, arriva di destra e poi col destro che termina largo. Forse se l'è allungata, no, Campolunghi che viene a dare una mano alla squadra perché adesso la Juve è un po' bassa, sta soffrendo come contro il Milan, ma la spuntata, l'Inter è sul pezzo come Kinoshi, che intervento, Radino ancora in recupero, eccolo il tocco su Campolunghi, la porta sul sinistro, poi torna sul destro, Campolunghi dentro, Fratino, stop e destro, Fantabet la tiene lì. Un inizio da parte di entrambe molto verticale, adesso è la fase in cui ci si ristudia un po', si capisce un po' che la volontà dell'avversario, la pericolosità dell'avversario che sembra essere tanta nell'Inter. Pierino Fene, Pierino Fene, tanto per cambiare. Allora pronto al rinvio Fene che è lungo, sempre su Campolunghi, Italo, e questo è il duello della partita, Italo e Campolunghi. Calma. Adesso la maschera chiede un po' di calma a una Juve che quando il ritmo si alza sembra andare un po' in difficoltà, almeno in questa fase. Infatti perde il pallone Nico nel duello tra footwork, Gunther zona tiro, si apre il campo, Gunther! Sempre lui ad inventare, a far gol da fuori, ce l'ha scritto sulla maglia il punteggio, 1-0 Inter! E allora come all'andata, avanti l'Inter con lo stesso marcatore, occhio al sinistro, lo finta Fratino, lavora di suola, poi perde il pallone, occhio al contropiede, la Juve altissima, l'Inter riparte con Gnabry e Raimondi, la porta il capitano, Gnabry gol, tocco sotto! Mi stavo gasando tantissimo io, perché l'ho letta prima questa giocata, palla sul fondo. E allora, fase di cambi, la Juve, Pierino dice la Juve aveva già un uomo in più, non so, e indica arbitrino, c'è una roba brutta, un brutto messaggio ai ragazzi. Dav col dribbling di petto. Poi 1-2 involontario con la maschera. Altra apertura, Inza, controllo, mancato. E quindi occhio al pallone verso Campolunghi, dentro Fratino! Che cosa ha preso Fantabet? Che cosa ha preso Fantabet? Parata incredibile e palla in calcio d'angolo. Passo di Fratino, ha messo fuori Gnabry. Nico! Un footwork che risponde a un footwork, tutto perfettamente in equilibrio. 1-1. L'ha fatto bellissimo. Nico. Verticale Campolunghi, occhio che la sua zona. Campolunghi vuole girarsi. Apre. Fratino arriva in corsa e calcia! Lo fa anche lui, bellissimo! La mette anche lui lì! La ribalta la Juve! La ribalta col quinto gol all'Inter di Andrea Fratino, del tifoso dell'Inter. 2-1. E la fusione più brutta della storia.
Arriva maschera, regalo a Gnabry. Occhio che sono in 3 contro 3. Gnabry interno e anche zona tiro. La maschera lo sposta. Poi in qualche modo Pierino fa sombrero anche a Gnabry. Chiusura e Fratino verticale. Italo è solo e deve stare attento. È attentissimo. Poi forse esagera ma non la perde. Gnabry, zona tiro, calcia! Col destro giro! 2-2! Ma che partita è! Che partita è! L'ha ripresa ancora l'Inter! Angolo di Fratino, primo palo. Occhio che sta arrivando anche maschera, stop. A poco tempo. Sceglie un cross Gunter, può uscire anche palla al piede. E occhio che è ripartita ancora l'Inter. Sono 1, 2, 3, 4 dell'Inter. La porta Gunter, poi calcia in porta. Fene di piede. Altro intervento decisivo da parte di Fene questa volta. Gnabry punta ancora la maschera che lo chiude. Lavora ottimamente. E poi ripartenza con Capolunghi dentro. Fratino! Fratino e Campolunghi fanno godere il pubblico juventino. Tutto suo. 2-3. Vamos! I cambi hanno cambiato la partita. Ma tra l'altro all'allenatore la Juve è improvvisato oggi in assenza di Tatino, che è il mister ovviamente un po' all'Allegri. C'è Landucci che è il papà di Campolunghi. Tutto in famiglia facciamo. Fatti vedere, stai largo, senti come si chiama? Nico. Pierino. Stai largo. Attacca internamente, Dav non riesce a chiudere il triangolo, anzi sì, perché Pierino insiste, Caparvio, poi contatto regolare perché la maschera ha preso il pallone. Dav chiuso invece da Pippega, riparte la Juve, sempre con Fratino, si apre Campolunghi e riceve, secondo palo Pippega, Campolunghi la mette con deviazione. Internamente su Nico, riparte la Juve, avanti 3-2, rimonta e contro rimonta, bellissima partita. Campolunghi, Pippega è solo, Campolunghi vuole la porta, perché sente la porta, perché lo sa fare, perché è arrivato Erling Braut Campolunghi, 4-2 Juventus. Può ripartire ancora l'Inter, fallo su Italo, no? Non c'è nulla secondo arbitrino. Pippega sponda, Nico sbaglia tutto, c'è Gnabry contro Fene, Gnabry salta Fene che per terra, Gunter sul destro murato dal muro della Juve, dal muro della Juve, ed è anche l'ultimo atto di un primo tempo in cui abbiamo visto tantissimo l'Inter in vantaggio, la rimonta della Juve, il pareggio dell'Inter e poi la Juve che allunga perché lo sa fare, ma oggi occhio che dietro qualcosa concede e nel finale di primo tempo ce ne siamo accorti. No, oggi sto dando una grande mano alla squadra perché ne ha bisogno, perché ha bisogno di equilibrio, ci manca il colpo gobbo, sto cercando di dare una mano un po' più dietro, sto cercando di dare una mano in impostazione, penso di riuscirci. Peccato la brutta scena finale, mi sono innervosito perché certe parole non bisognerebbe dirle, però sono cose che di campo e rimarranno per quanto mi riguarda in campo. Io ho un obiettivo oggi, voglio vincere per una persona speciale, spero di segnare il gol per dedicarglielo. Gnabry, sono volate parole forti in questo primo tempo in campo, qualcosa da aggiungere, qualcosa da dire? Ma no, solo un contrasto con il Pippega che secondo me era regolare, allora l'ho visto che ha inveito contro di me, ma io sinceramente mi sento pulito, però parlando della partita a noi manca il fiato e loro si vede che l'ha vinta tutte perché comunque ci hanno gioco, ci hanno tecnica, ci hanno tutto di più. Insomma, un primo tempo ricco di polemiche, abbiamo sentito anche qualche sensazione. Prima di tornare in campo con la ripresa c'è numero 10 da ringraziare perché come sapete, come vi ho già ricordato all'ingresso delle squadre, Arbitrino ha una bodycam e se scaricate l'app dal link che vi lascio in descrizione vi potete gustare un contenuto completamente esclusivo in cui rivedete la partita dalla sua prospettiva, in prima persona, le ammonizioni, le decisioni che ha preso e come le ha prese, anche con le spiegazioni che ha dato ai giocatori. Quindi link in descrizione e adesso buon secondo tempo. Pettinato, pensa a rimontare che stai sotto i due. Hai ragione, no, stavo imitando Andrea Fratino. Pierino parte, finta il destro, occhio che anche un buon sinistro, poi apre invece per Gunter che vuole nascondere il pallone ma la maschera chiude. Fratino forte verso Fantabet, poi Pippega non arriva, Gnabry riparte e allora 2 contro 3. Gnabry va, la maschera, altra copertura. Fratino, chiude bene Gunter, Gnabry, Gunter. Sterza, duello giù, fallo di Fratino
calcio di punizione per l'Inter. Ghiaccio per Gunther, attenzione, colpo di scena. C'è tanto nervosismo, adesso spero e penso che i ragazzi si sono tranquillizzati. Siamo in vantaggio di due, dobbiamo mantenere il risultato e cercare di allungare. Pierino rientra e va. Occhio che zona tiro. Pierino! Fene! Semplicemente alla fene! Io non mi stupisco più. Pierino sì, perché avete visto la sua reazione. Pierino. Doppio passo su Robert. Fisico di Robert. Pierino però è passato lo stesso con i gamboni. Mette il cross! Palo dell'Inter! Poi la tiene ancora Pierino. Arriva Gunther. Il palo colpito da Raimondi, che ha le mani tra i capelli. E quindi può ripartire l'Inter con Reca. Forse esagera Davide Reca. Poi giù, fallo di Fratino. Punizione Inter. E adesso altre scintille. Reca Fratino. Molto evitabili. Molto evitabili anche qui. Ragazzi, molto bene. Campolunghi prova a calmare Davide Reca, mentre Dav, Italo e Pierino provano a calmare Andrea Fratino. Reazione che c'è stata in quella zona, l'avete vista. Ovviamente noi condanniamo ogni gesto di questo tipo e lo ripetiamo all'infinito. In campo, a caldo, ovviamente sono cose che possono succedere. Ma che fai in telecamera? Vai. Dicevo, sono cose... Vai via, che ti vedi ancora! Sono cose che possono succedere e quindi però no, non va bene. Ammonito Fratino, ammonito Reca. Sono tre gli ammoniti in campo perché aveva già preso un giallo Italo e adesso Campolunghi è furioso con Fratino. Pierino sterza, insiste l'Inter con Pierino, sempre Fene, lascia lì Gunther Fene! E vabbè allora, fai tutto tu! Che cos'è questa cosa sotto? Intanto Fratino dalla parte opposta, deviazione Fantapenta! Non è vero, Fantapenta risponde a Fene, si resta 4-2! Campolunghi, spizza, Pippega, ancora Fantapenta che la lascia lì e la palla entra in porta, segna Pippega, si toglie la maglia, va in telecamera ad esultare e poi dedica il gol. Ed è una dedica a cui mi sento di unirmi a nome di tutta la YouTuber League per Damiano. Intanto 5-2 per la Juve ed è un gol che rischia di fare tutta la differenza del mondo, ma è anche un gol che, visto il tipo di dedica di Pippega, passa in secondo piano. Il giallo, arbitrino, da regolamento deve darlo, ma è un giallo che conta davvero molto poco. E Campolunghi mi segnala che tre assist in vita sua non li ha mai fatti, oggi sì. Raimondi, subito col destro palo, il terzo dell'Inter! È il terzo palo dell'Inter! Ancora Campolunghi a recuperare su Reca, ancora un Inter sbilanciato, una Juve che riparte, 3 contro 4, ma porta Pippega e apre su Fratino, dentro Campolunghi, non è entrata, non so come. Raimondi, ricomincia da Gnabry, che sterza, lascia lì, dove c'è Gunther, che prova a coordinarsi, stavolta sul sinistro, poi col destro, e chi se non lui, per dire che l'Inter è ancora in partita, -2. Occhio perché Pierino ha capito tutto e chiude Ghinosci. Pierino! Pierino! Si è addormentata la Juve! 5-4! Fantapenta prende il pallone partendo dalla sua porta. Pierino chiede l'aiuto della gente. L'Inter è in vita e va a baciare la sua dolce metà. Verticale, Pippega, stop. Campolunghi mette giù, dentro ancora Gnabry prima di Pippega. Vuole Fratino, anzi Pierino, che sbaglia ma non la tiene Toselli e quindi può ripartire ancora l'Inter con Gunther che va da solo, Toselli lo abbatte commettendo fallo, fischia arbitrino. Gnabry basso, Fene aspetta, tanto Gunther non sta ancora bene. Occhio che Gunther non sta bene e forse esce, intanto però attacca la Juve con Fratino. Campolunghi dentro l'area, Campolunghi, mattonella per il destro che però viene cancellato da Italo. Non molla Campolunghi, poi innesca Robert sul palo di Fantabet che viene battuto, torna ad allungare la Juve, torna a +2 e stavolta sì, è per Lisa Luchetta l'esultanza come lo era a novembre.
ed è 6-4 per la Juve. Quarto assist di Campolunghi e come se non bastasse piove sul bagnato per l'Inter perché Gunther è uscito per infortunio. Campolunghi è andato, dominante Campolunghi su Raimondi e poi in porta! Con deviazione perché Fantabet l'ha messa in calcio d'angolo. Giocatona di Campolunghi, aizza il pubblico, dentro Fratino! Non arriva di un nulla, a più due la Juve che vuole proteggere il vantaggio in questo finale di partita. Due minuti di recupero con Campolunghi che mette giù per chiuderla! La Juventus torna in finale! Dopo aver giocato quella d'andata contro la Lazio, giocherà ancora quella di ritorno contro una tra Napoli e Lazio, perché vince anche oggi, vince sempre la squadra di Toselli, vince sempre coi gol di Campolunghi, vince sempre comunque la Juve. 7-4, giallo anche a Campolunghi, ma chi se ne frega, perché la Juve ha vinto la partita. Verso l'interno, Fratino chiude, riparte ancora, c'è Campolunghi da servire, è servito Campolunghi e non serve neanche più esultare, sentenzia l'Inter, manda a casa una partita che finisce così e finisce 8-4 col bacio ad Alice Muzza, che sa di déjà vu perché era successo in Juve-Lazio la finale d'andata e la Juve va a giocarsi quella di ritorno. Volevo dire a Pierino che il più scarso della Juventus va a giocarsi la seconda finale. Voglio dire alla maschera che l'Inter va in finale di Champions League, la Juve già tanto se va in finale di Europa League. Voglio dire che le domande le faccio io. Come stai? Grande lasagna. Cosa ti ho promesso dopo la partita col Milan? Che saresti tornato in finale. No, quanti gol facevo? Altri tre, quanti ne fatti? Ho perso il conto. Tre e quattro assist. Oggi ero in forma. E quanti gol ha fatto la Juve? 8, leggermente decisivo. Però io una menzione ad Andrea. Andrea, quanto è bello giocare con Andrea, vieni qua. Ma tu sei sicuro che il termometro era di oggi? Quando... che la febbre non si è vista in campo. Probabilmente starò a letto per le prossime due settimane. Sono felicissimo della squadra con cui gioco. Mi hanno dato la forza. E mo' aspettiamo la finalona. Quanto è bello giocare con Andrea, cazzo. Ragazzi, una domanda che non posso non farvi. Mi risponderete chi se ne frega, ma ve la faccio lo stesso. Napoli o Lazio, chi volete? Napoli. Battere il Napoli a Napoli. L'hanno chiesto loro. E allora lo diciamo qui. Se il Napoli si qualifica per la finale di ritorno della YouTuber League passando contro la Lazio, la finale di ritorno si gioca a Napoli e sarebbe Napoli-Juve. Vediamo se da sarebbe si passa a sarà. Ci vediamo a Napoli. Ci vediamo tra qualche giorno. Ciao!